Bisogna essere se stessi fino alle estreme conseguenze, diventare un altro. Ecco, mi piace regalarvi degli aforismi per chi non può leggerli, perché io li scrivo sul mio blog, o su Facebook, o sul Fatto Quotidiano ogni tanto. Quindi vi ho regalato, mi piace regalare anche nei video, i miei aforismi. È importante esercitare il pensiero critico. Per esempio, vi ho fatto vedere questo quadro di Gualerzi, la donna verde tormentata, accartocciata in se stessa con lo sgabello rosso vicino. Un critico potrebbe scrivere un saggio su questo quadro, cercare di capire che cosa ha voluto significare il pittore, no? La simbologia anche di questo sgabello, che cos'è? La sicurezza, il poter star seduti al sicuro, in qualcosa di solido, rosso, forte, e invece la donna tormentata però è verde, ma si intuisce che non è un verde speranza, o forse la sua speranza è quella, la speranza è quella di sedersi sullo sgabello, perché è stata disarcionata dalle sue inquietudini ed è rivolta dall'altra parte, lo sgabello è lì, come una salvezza che però che non è contemplata. Bisognerebbe girarsi verso lo sgabello, avere la forza di... Oppure, cosa può... Vedete, le interpretazioni possono essere infinite. Oppure lo sgabello che cos'è? Il conformismo, però è rosso. E quindi il conformismo non è rosso. E l'arte invece è andare a disarcionarsi da tutte le nostre sicurezze e dedicarsi ossessivamente a un'idea, e quindi tutto verde, tutta verde questa donna sofferente. Insomma, vi ho dato un piccolo esempio di come esercitare lo spirito critico, che si può fare su qualsiasi cosa, anche sui miei film. Quindi io vi invito anche a esercitare lo spirito critico, perché questi monologhi sono dei dialoghi in realtà, perché voi avete la possibilità di rispondere sotto il video. Ci sono alcune persone invece che disattivano i commenti, e questo è assolutamente sciocco, è una forma di superbia, e io non sono un superbo. Bisogna essere aperti al confronto, ecco. Questo quadernetto me l'ha regalato Ethel. Qua ci metterò delle cose che non posso dirvi. Non posso dirvi perché non si può dire tutto. Oggi vi racconto così dei frammenti della mia vita, dei dettagli, no? C'è questo Federico Zenoni, che è un artista geniale, che ha illustrato alcuni racconti presenti in Fuochi, il libro di mio fratello. Tra le sue più belle illustrazioni c'è questa, poi io dovrò incorniciarle. Cioè, questo è Guy de Maupassant, guardate che bello, Guy de Maupassant, guardate com'è geniale proprio, la follia di Guy de Maupassant, la sua passione per il canottaggio. E veramente questo entrerà a far parte della Chisciotte. Ne ha fatti due, uno per me e uno per mio fratello. E poi c'è un altro. Dove è finito? Ah, ecco. Anche questo bellissimo.
per illustrare un racconto di Jack London. Vedete? Anche questo mica male, eh? Mica male. E bravo Federico, bravo. Ed è un piacere averlo conosciuto. È anche l'autore dei cosiddetti libroidi, della casa editrice Liberi e Senza Impegno. Come me, in sostanza, anch'io sono libero e senza impegno. Ecco, come vedete, io non sono un uomo pratico, cioè adesso non so rimettere questi qua dentro. Voi dite, ah, Enrique, tutti gli artisti sono così, sono un po'. Non è vero, ci sono gli artisti pratici. Io adesso non so, assolutamente non so, no, no. Il diametro è diventato più grande e non entra più qua dentro, anzi, entra il tubo. Io adesso, quindi mi trovo costretto a lasciarli fuori oppure a tentare, vediamo un po'. Ah, cavolo, forse così? Forse così, sì, è diventato questo, è diventato più piccolo, ma mi è rimasto fuori questo. Ah, questo entra, ok. Provo così, sì, devo arrotolarli dall'inizio. Scusate, allora, intanto vi racconto quello che è successo ieri. Allora, sono andato con mio fratello a sentire Gigliola Cinquetti, che ha scritto questo libro, A volte si sogna. Ecco, però vedete, non entra più dentro perché c'è l'altro. Quindi resta fuori. Oh, porca puttana. Vabbè, scusate un attimo, li lascio. Oddio, Dio mio. Oddio mio. Come faccio a essere così imbranato? A volte mi diverto della mia stessa imbranataggine. Quindi ha scritto questo libro. Ci siamo fatti fare una dedica, guardate che carina, per mia mamma, a Milena Gigliola Cinquetti. L'impressione è quella di una donna, è stata quella di una donna con molta grazia, elegantissima direi. Intelligente, veramente intelligente, con una bellissima voce nitida. È stata molto brava, molto comunicativa. Ha detto quando lei ha 75 anni, pensate, non si è mai tirata nulla, è tutta naturale. È, 75 anni, la cantante di Non ho l'età, no? Vi ricordate? Ha detto che quando il passato è grande e il futuro è corto, all'età di 75 anni, anche se vive come mia zia Marcellina, che fra un po' compie 103 anni, il 6 febbraio, Marcellina Vitali, la sorella di mia mamma, fra un po' farà 103 anni, quindi il futuro dipende. Comunque, quando il futuro è corto, dice. Però hai questo passato che è grande, la vita è molto più intensa, ha detto, perché puoi goderti il presente con tutte le sfumature possibili che ti vengono dall'esperienza. E questo è vero, insomma, c'è grande intensità nel presente. Il presente, se vi guardate attorno, se sapete guardarlo, è formicolante di un'infinità di possibilità, di immagini. E quindi sono d'accordo con lei. Poi le hanno chiesto: ma lei ha una ragazzina oggi di 16 anni, cosa vorrebbe lasciare? Cosa vorrebbe dire a una ragazzina di 16 anni? Fa: no, no, io alle ragazze di 16 anni chiederei dei consigli, alle ragazze di 16 anni di oggi chiederei dei consigli. Forse mi sto dimenticando qualcosa. Sì, poi ha detto. Cosa ha detto? Aspettate un attimo. Ah, sì, ha raccontato un episodio di Luigi Tenco, che in quegli anni, insomma, gli anni di Non ho l'età,
erano anni molto o bianco o nero, molto politicizzati, e quindi Tenco era un comunista, era un ribelle, e andò nel suo camerino, dopo che le aveva cantato Non ho l'età, a insultarla in sostanza, dicendole sei un'ipocrita, non ho l'età, non ho l'età. Ma che significa non hai l'età per fare l'amore? Sei un'ipocrita, un'ipocrita. Gliel'ha detta di tutti i colori, però credo che poi sia nata una specie di amicizia, immagino, tra di loro, perché dice se inizia così un rapporto, poi è tutto in discesa. Ah sì, ha detto che comunque dobbiamo divertirci nella vita, dobbiamo cogliere ogni occasione per divertirci. E quindi sì, insomma, è stato un bellissimo incontro. Poi ci siamo avvicinati con questo libro, io e mio fratello, e io le ho detto... Ah, scusate, riguardo sempre a Non ho l'età, poi lei ha detto che oggi, in chiave moderna, contemporanea, si può considerare quella canzone anzi come una canzone femminista. Cioè, io non ho l'età, lo decido io quando fare l'amore, no? Di consapevolezza, di responsabilità verso il proprio corpo, le proprie emozioni. E tra l'altro citava anche un saggio, deve essere una lettrice, lei è veneta, no? Una persona molto ironica, ha detto, le donne venete sono molto ironiche, mia mamma, mia sorella, ha citato sua mamma e sua sorella. E appunto è importante usare sempre l'ironia, l'ironia. Scusate un attimo, oggi veramente sono un po' confuso, mi sto perdendo. Volevo dire cosa? Ah sì, ecco. Poi citava, no, l'accusa di Tenco era quella di ipocrisia. Poi lei invece citava un saggio di questi ultimi anni, insomma, che invece rivalutava l'ipocrisia come fondamento delle relazioni umane. L'ipocrisia come, cioè non è più una parola vista come una parola brutta, cattiva, ambigua. No, l'ipocrisia è proprio il fondamento dei nostri rapporti umani. Certo, intesa in senso lato, come forma di educazione anche in un certo senso. Non bisogna sempre dire quello che si pensa in faccia, come ha fatto Tenco, no? Lì, in quegli anni, si dicevano le cose in faccia, ma questa cosa poi alla fine non è così, così desiderabile, no? Se ci si pensa un po'. E poi appunto io e mio fratello ci siamo avvicinati, lei si è messa molto, con molta pazienza a firmare le copie, noi abbiamo detto per nostra mamma Milena e poi le abbiamo detto siamo i nipoti di una persona che ha scritto una canzone per lei. E lei è rimasta un po' così e io ho detto subito, sbagliando un po' i tempi, no? Abbreviando la suspense, le ho detto chiamo l'amore, Dario Farina ha fatto la musica e lei fa sì, certo, chiamo l'amore. E ha detto solo una frase però molto bella, Dario mi ha regalato una bellissima canzone, Dario mi ha regalato una bellissima canzone e poi ci ha fatto la dedica, ci ha sorriso e noi ce ne siamo andati. L'impressione è veramente di una donna di grande classe, di grande, grande classe, come nostra mamma del resto è. Che tra l'altro dicevano che assomigliava un po' a Gigliola, diciamo, qualche anno fa, mia mamma è più grande, ha quasi 10 anni di più, c'era questa somiglianza con Gigliola Cinquetti. Poi cos'altro vi volevo dire? Sì, poi con mio fratello siamo andati a mangiare in un ristorante cinese, mentre andavamo a mangiare abbiamo incontrato Elena, una bellissima ragazza ricciola con un vestito rosso, che fa colpo a vederla simpatica, bella. E quindi ci siamo fermati a parlare con Elena e a un certo punto è arrivato un signore si vedeva che ha bevuto qualche birra, no? Uno che vive in strada molto probabilmente. E mio fratello ha detto: "Scusami, ma si è messo proprio tra di noi, no? Tra noi tre." E mio fratello ha detto: "Scusami, stiamo parlando."
Io e mio fratello non amiamo molto le persone maleducate, non stiamo parlando, non vedi? Allora questo qua ci guardava così, ma io ho fame, sì, tu hai fame, ma noi stiamo parlando, aspetta qui un attimo. Sì, ma io ho fame, voglio che mi compri qualcosa in quel ristorante, Robby fa. E io ho detto, scusami un attimo, stiamo parlando. Quindi lui comunque è rimasto lì, siamo stati 5 minuti, non di più, no? Lui è rimasto lì fermo. Poi Elena se n'è andata, aveva un appuntamento, il ristorante cinese dove poi saremmo andati era là vicino, e mio fratello fa, allora cosa c'è? Sì, mio fratello fa, senti, non è che ti posso comprare da mangiare, ti do, se vuoi ti pago un caffè, e ha tirato fuori 1,50 euro. Questo qua ha preso l'1,50 euro, fa, ma io non ti ho chiesto questo, non ti ho chiesto questo, alzando la voce. E mio fratello gli ha detto, sì, ma è tutto quello che posso darti ora, o che voglio darti ora. E allora questo si è incazzato, ci ha mostrato i pugni, noi ci siamo allontanati e lui ci ha detto froci, bastardi, stronzi, tenendosi però l'1,50 euro. E così, insomma. Una cosa che mi ha detto Roby è questa, che io sono molto timido con le persone famose. Anche con Giglio Cinquetti ero molto imbarazzato, molto timido. Perché? Perché una persona famosa per me è sempre un po' ambigua, no? Perché la vedo nel presente come se fosse contemporaneamente nel presente e nella storia. Nel presente e nella storia. Quindi questo mi confonde e divento timido, timido. Quindi se siete famosi voi e mi incontrate, io non so, la famosità, diciamo così, ha lo stesso effetto di una bella donna. Una bella donna mi confonde, mi ricordo in Svezia, una volta giocai a backgammon con una svedese bellissima, occhi azzurri, che mi fissava, non mi ricordavo più le regole. Vado in totale confusione con le belle donne e con i VIPs, con le persone famose. In totale confusione. Sono fatto così. E quindi, se io diventassi famoso, mi confonderei, capito? Già sono confuso di natura, mi confonderei proprio di me stesso, non so se capite. Allora, so che c'è una persona che mi ognuno può guardarmi come vuole, che mi guarda a velocità doppia. Allora dedico a questa persona che mi guarda a velocità doppia questo finale. Allora chissà come è venuto a velocità doppia questo. Quindi ecco, vi ho parlato di Giulio Cinquetti, vi ho parlato dell'ipocrisia, vi ho parlato dello spirito critico, vi ho parlato dell'uomo che ci ha minacciato, vi ho raccontato un po' di cose e adesso potete pure andare a fanculo. No! Scherzo, scherzo, l'educazione prima di tutto, io non sopporto i maleducati. Non sopporto i maleducati.